Oggi andremo a vedere come la famiglia disfunzionale rovina la nostra autostima. Innanzitutto, non c'è mai una scelta nostra che viene accettata o almeno discussa per cercare magari di migliorarla o di capirla sotto altri punti di vista. Ogni volta che viene fatta una scelta di un certo tipo, viene sempre sminuita. Viene sempre guardata con pochissima fiducia perché ci si aspetta da noi che compiremo qualcosa che andrà storto, che questa scelta non porterà nulla di buono. Addirittura a volte non si fidano delle spese che facciamo con i nostri soldi. Vi ritrovate a volte in situazioni dove volete comprare qualcosa con soldi che avete lavorato duramente e c'è qualche membro della vostra famiglia che interviene, a volte anche usando parole grosse, per impedirvi di spendere i vostri soldi come vi pare, usando abilmente parole vessatorie riguardante la vostra scelta. Questo per impedirvi di fare quello che vi pare anche con quello che vi appartiene, perché in questo tipo di famiglia niente vi appartiene. Non vi appartiene il vostro lavoro, non vi appartengono i vostri soldi, non vi appartiene neanche la vostra casa. Questo va a lavorare sulla nostra autostima, va a lavorare sulla sicurezza che possiamo avere nel fare le cose, nel progettarci nel futuro, può incidere anche sul tipo di amicizie che possiamo avere o meno. Nel lungo andare questo va a creare individui che nella loro vita non riescono mai a fare nulla senza chiedere il consenso degli altri, perché hanno sempre paura di fare la scelta sbagliata e quindi uno o una iniziano a farsi dei film prima di compiere qualsiasi azione, perché vivono sempre in base a quello che gli altri pensano. Non è stata sviluppata una certa autostima che gli permette di essere sicuri delle scelte che fanno, senza essere per forza sempre influenzati dal parere degli altri. Poi ci viene anche impedito di compiere azioni che ci potrebbero rendere indipendenti, sia a livello finanziario, sia a livello di pensiero. Un esempio potrebbe essere quello di risparmiare, perché ogni volta che si vedrà che state cercando di risparmiare i soldi, nella mente dei membri di una famiglia disfunzionale, quello che si mettono a pensare è che state facendo questo per potervi allontanare prima o poi. E da questo punto di vista la domanda da farsi è questa: perché dovrebbero avere paura che vi allontanate da loro? Se pretendono di essere una famiglia che vi tratta bene, se qualcuno vi tratta bene, se qualcuno sa di avere sempre fatto il massimo nella sua interazione con voi, perché dovrebbe avere la paura che un giorno, non appena ne avrete la possibilità, vi allontanerete da lui o da lei? Vedete, questi sono già degli elementi che vi fanno capire quanto in alcune famiglie disfunzionali le persone sanno molto bene che cosa che vi stanno facendo, perché altrimenti non avrebbero questa paura che prima o poi prendiate e ve ne andate. Sanno benissimo che vi stanno rovinando la vita, sanno benissimo che vi stanno manipolando cercando di confondervi le idee. Questi sono piccoli elementi rivelatori che ci possono dire moltissimo quando stiamo un po' attenti ai pensieri che si possono nascondere dietro a queste dinamiche. La seconda cosa che questo tipo di famiglia tende a fare per impedirvi di diventare indipendenti è di avere un sottile controllo sulle vostre amicizie, sempre a controllare chi sono i vostri amici, dove vivono, chi sono i loro parenti, se possono eventualmente diventare amici dei loro parenti, per poter ogni tanto andare lì a vedere, a spiare e capire se magari c'è in qualche modo la possibilità di poter sapere quello che vi dite o quello che state per fare passando per i loro genitori. Quando questo non si riesce a fare, si tende a volere diventare anche amici dei vostri amici, in modo da mantenere il controllo su di voi. Per questo è che in questo tipo di famiglia c'è un certo terrore nel sapere che avete dei amici che non conoscono, di cui non hanno alcuna informazione. E quindi che cos'è che iniziano a fare quando vedono che c'è una tale situazione di fronte a loro? Iniziano a denigrare i vostri amici, iniziano a parlarne male, iniziano a criticare eventualmente la loro origine, la loro religione, la loro provenienza regionale. Insomma, tutto quello che possono trovare per poter denigrare i vostri amici, in modo da farvi averne paura o comunque diffidarvi di loro, lo useranno per poter avere controllo su di voi. Perché in pratica, per capire una famiglia disfunzionale, basta capire come ragionano i narcisisti. È lo stesso principio. Per estensione, potete anche vedere alcuni elementi dei borderline, perché i borderline fondamentalmente perché tendono a manipolare, perché tendono a cercare di avere il controllo sulle persone che hanno nella loro vita, per evitare di essere abbandonati. La famiglia disfunzionale funziona esattamente alla stessa maniera, aggiungendo anche elementi dei narcisisti, perché la famiglia disfunzionale di norma pensa di avere la verità su tutto, su come educarvi, su quale dovrebbe essere il vostro percorso di vita, sui tipi di amici che potete avere, sul tipo di credo che dovete avere o non potete avere e così via dicendo. A volte si possono spingere anche nel scegliervi il vostro coniuge. Queste sono le famiglie disfunzionali. Altre azioni che possono compiere per potervi impedire di diventare autonomi è quella di fare in modo che non vi informiate troppo, che non vi mettete a leggere libri di un certo tipo. E non vi dico
con la faccia che fanno quando cominciate a dirgli che vi siete messi a studiare psicologia sulle dinamiche familiari, magari le dinamiche familiari malsane. Questo perché da qualche parte avete sentito un dubbio che vi ha innescato la voglia di voler rispondere a certe domande che state cominciando a farvi in base al modo in cui vi stanno trattando nella vostra famiglia rispetto a come vedete altre persone magari farsi trattare nella propria famiglia. E quindi quando dite questo ai membri di una famiglia disfunzionale, la reazione è questa: no, siamo fregati, adesso saprà tutto. E quindi che cos'è che fanno in questi casi? Cominciano a deridere gli autori che vi mettete a leggere, oppure la materia che iniziate a leggere, cominciando a dirvi cose come queste sono cose di strizzacervelli, di gente che non sa di cosa stanno parlando. In realtà i psicologi sono dei manipolatori anche loro, sono dei narcisisti che non sanno di esserlo, che stanno cercando di fare il loro mea culpa scrivendo libri di psicologia o aiutando altre persone che subiscono abusi. Tutto questo per impedirvi di informarvi, perché quando cominciate ad informarvi su questo tipo di argomento è inevitabile che a una certa comincerete a vedere certe cose, comincerete a capire alcuni comportamenti, comincerete a capire alcune frasi che vi sono state dette e perché vi sono state dette in certe circostanze particolari. Poi qual è un altro modo tramite il quale una famiglia disfunzionale ci può rovinare l'autostima? Sono sempre categorici nel modo in cui ci giudicano. Questo inizia soprattutto durante l'infanzia, con frasi del tipo: ma lui è così, combina sempre guai quello lì. Ma lasciatela stare quella lì, è sempre imbranata, si veste sempre malissimo, non vedete le sue amiche? Lei in confronto a loro sembra uno straccio. Quanto mi piacerebbe avere una figlia come quelle, altro che questa ragazzina qui. Quel ragazzo lì tiene i suoi difetti da suo padre, se avesse ereditato qualcosa da me non sarebbe venuto fuori in questa maniera. Vedete, sono tramite giudizi che tendiamo poi a costruire la nostra identità, a costruire il modo in cui ci percepiamo, perché ricordiamo, le prime persone dalle quali ci facciamo un'idea di chi siamo, di come siamo percepiti dall'ambiente esterno, sono i nostri parenti, sono i nostri genitori. Per questo è che è molto importante il tipo di immagine che ci rimandano di noi stessi, perché se per loro siamo sempre dei imbranati, siamo sempre delle persone incapaci e così via dicendo, oltre al fatto che sono i nostri genitori, li abbiamo già messi su un certo piedistallo perché si prendono cura di noi, sono da loro che andiamo o pensiamo quando abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere. Quindi loro per noi non sono soltanto dei semplici genitori, sono visti quasi come delle divinità. Durante l'infanzia, specifico, quando siamo vulnerabili e che non abbiamo i mezzi per essere indipendenti e per capire alcune dinamiche, tutto quello che arriva dai nostri genitori in questa fase della nostra vita viene percepita come verità assoluta. E quando veniamo intossicati con questi tipi di messaggi che ci categorizzano in una certa maniera, cominciamo ad assumere questi comportamenti e nel lungo andare, quando diventiamo adulti e che magari riusciamo a renderci conto della tossicità della nostra famiglia di origine, per togliersi dalla testa questa negativa programmazione, perché di questo che si tratta, non è educazione ma programmazione, per fare quindi il lavoro che ci permette di toglierci questa programmazione dalla testa, è un processo che può impiegare una vita intera. E purtroppo in certi casi per alcune persone la sola idea di togliersi dalla mente questa programmazione è inconcepibile. Dietro a questa immagine in realtà sono nascoste un sacco di ferite, sono nascoste un sacco di verità che hanno rifiutato di accettare, di vedere in faccia, perché erano troppo pesanti, erano troppo dolorose. Pertanto come meccanismo di protezione si aggrappano a questa immagine negativa che gli è stata data dai genitori. Per questo che a volte ci possono essere delle persone alle quali dite: no, guarda che puoi diventare di più. Si rifiutano di accettare questa idea, si rifiutano di potersi concepire come capaci di cambiare l'immagine negativa che hanno ricevuto dai propri genitori, perché per loro diventa un distacco che poi andrà a rivelare un sacco di cose che si sono rifiutate di vedere durante la loro infanzia. Non è che faccio una colpa a queste persone per fare questa scelta, assolutamente. Prendo questo esempio solo per farvi capire quanti danni si possono andare a fare quando non si sta attenti al tipo di cose che si dicono ai propri figli, perché nel lungo andare possono avere un impatto sulla loro intera vita. Un'altra cosa che fanno i membri di una famiglia disfunzionale è che ogni volta che vi mettete a parlare, magari in pubblico, vi interrompono senza neanche chiedere scusa, parlando al posto vostro, come se sapessero meglio di voi quello che pensate. E quindi magari dite qualcosa su un evento storico che secondo voi si è svolto in una certa maniera. Il vostro parente vi taglierà corto dicendo: no, lui non sa cosa sta dicendo, lui non è informato, non sa di cosa sta parlando, senza neanche lasciarvi finire quello che state
state per dire. Subito vi tagliano impedendovi di esprimervi. Quando questa cosa viene fatta ogni volta, quindi magari andate al supermercato, magari per comprare nuovi vestiti, volete prendere una maglietta di un certo tipo, la prendete, la portate in cassa, il genitore o il familiare disfunzionale che cosa fa? Prende quello che avete messo in cassa e lo rimette dove l'avete preso, prendendo un altro vestito per voi, con frasi del tipo: ah, lui o lei non sanno vestirsi, dobbiamo pensare anche a questo, dobbiamo pensare anche a vestire una persona così grande. Quindi vedete, quando questa cosa viene fatta in continuazione, va a minare la vostra autostima, perché de facto è un'umiliazione che vi viene fatta in pubblico, e quindi anche questo tipo di comportamento nei vostri confronti vi mette in condizione di sempre dipendere dagli altri, di sempre aspettarvi che ci sarà prima o poi qualcuno che verrà a risolvere i vostri problemi. Ed è lì che intervengono i manipolatori, ed è lì che intervengono i narcisisti, che poi si presentano nella vostra vita perché vedono che non avete nessuna autonomia, avete sempre bisogno del punto di vista degli altri per poter fare qualsiasi cosa. Se non avete l'approvazione di qualcuno nella vostra vita, la vostra vita in pratica sembra non avere alcun senso. I manipolatori, narcisisti, quando vi vedono così, nella loro mente si innescano ragionamenti come questi: che fortuna inaspettata. Per questo è che il tipo di educazione che riceviamo è molto importante, perché può determinare il tipo di relazioni nelle quali andremo a finire nella nostra vita, che potranno anche essere relazioni estremamente pericolose. Molto bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata e ci vediamo alla prossima.